Ecco una piccola demo su come si può passare da una foto a un bassorilievo in 3D. Allora, bisogna partire ovviamente da una foto fatta bene, nel senso, ad esempio, nella foto, questa foto vediamo che non ci sono delle grosse ombre marcate, la foto deve essere presa frontale con una luce il più possibile uniforme. Nel dialogo di apertura della foto dobbiamo indicare qual è la profondità minima che vogliamo ottenere, diciamo meno 10 mm, e l'apriamo. Gli diamo la misura che vogliamo ottenere, ad esempio 300x400 mm. Ecco, allora, vedendo da più vicino la foto, notiamo che non ci sono delle grossissime ombre se non qua nella parte dell'occhio. Per il resto l'illuminazione è pressoché uniforme lungo tutto il viso. Partendo da questo vediamo che il programma ha già calcolato molto spannometricamente quello che può essere il bassorilievo, però come si può notare è tutto molto puntinato, quindi bisogna procedere a una fase di ripulitura. Come ripulitura andiamo ad utilizzare il comando di levigazione, dandogli un diametro di almeno sì, 30 e una resistenza che poi sarebbe la pressione della levigazione che andremo a fare del 25%. Anzi, aumentiamo un pochettino ancora il diametro. In questo modo noi andiamo a togliere tutto il rumore di fondo della foto della quale dobbiamo realizzare il bassorilievo. Il comando di levigazione è aggiuntivo, nel senso che ad esempio questa zona qua dove c'è un punto che è determinato dall'immagine ma non dal viso reale della persona, se passiamo più volte continuando a levigare quel punto sparisce. Adesso infatti vedremo che toglieremo qualche ruga, qualche imperfezione accentuata più dalla foto che dal soggetto reale. C'è anche un comando automatico per fare la levigazione, però a mio avviso è sempre meglio utilizzare il comando manuale passando più volte sulle zone desiderate. Il comando automatico tende a fare una levigazione molto, molto approssimata, mentre invece andando col comando manuale uno può scegliere dove passare più volte o dove passare meno, in modo da lasciare anche delle zone volutamente più grezze. Adesso continuiamo a ripulire molto velocemente il viso. Non ci occuperemo in questo momento di quello che è lo sfondo della foto, ma ci baseremo proprio solo sulla parte della faccia. Bene, questa quindi è una prima sgrossatura. Ora se andiamo a vedere la foto, ovviamente vediamo che ci sono ancora parecchie cose da aggiustare, perché tutte queste imperfezioni, chiamiamolo così, o chiamiamole rughe che esistono nel modello 3D, in realtà nella foto originaria sono decisamente più attenuate, quindi sempre con lo strumento di levigazione, casomai rendendolo leggermente più piccolo, in modo da essere più precisi, andiamo a togliere quello che ci sembra essere un surplus dovuto alla cattiva interpretazione della foto. Anche ad esempio nella fronte sicuramente possiamo aggiustarla meglio, possiamo anche aumentare un po' più la pressione in questo caso, in modo da far prima. Anche
anche sul naso, ovviamente queste escrescenze non esistono nella realtà, quindi andiamo a fare una levigazione fatta bene del naso. Passiamo ora al mento, a togliere anche in questo caso qualche ruga che è risultata decisamente eccessiva. Ora la potenza di questo software è tale per cui se noi volessimo cambiare anche espressione leggermente al soggetto, potremmo andare a spingere il materiale con il comando stesura e dargli anche un po' più di sorriso, modificando piano piano, come se stessimo lavorando della creta in definitiva, la fisionomia. Una volta che abbiamo leggermente tirato su la bocca, andiamo di nuovo a levigare un pochettino per far risaltare meno la nostra correzione e abbiamo già cambiato leggermente l'espressione del soggetto. Ovviamente con più tempo a disposizione si possono fare molti più effetti, molte più modifiche che possono riflettere meglio anche il carattere della persona che vogliamo andare ad incidere. Ecco, questo brevemente è come può essere utilizzato il programma Arcam per ricavare un bassorilievo da una foto. Ovviamente ci sarebbe ancora da alzare e abbassare alcuni livelli della fotografia perché è ancora molto piatto, ma questo è per dare semplicemente un'idea di come si può procedere.